italiano e divenuti oggi capitano in assenza di Biraghi. Se me lo permettete, per una volta tanto faccio un uso privato del mezzo televisivo, perché stasera è stata una serata particolare, l'avrete forse capito, l'avrete letto da qualche parte, l'avete forse intuito. Finalmente ho portato la mia nave in porto, la mia personalissima nave in porto, e con oggi la mia avventura lavorativa finalmente termina, perché ne ho fatti 45 di anni di lavoro, da adesso posso tranquillamente riposarmi, per questo che non mi vedrete da punte a altre parti. Se in futuro avrò, contemporaneamente alla televisione, voglia di ancora un po' di televisione, mi vedrete solo ed esclusivamente qui. Mi mancherà innegabilmente il profumo dello studio, è un po' come lo spogliatoio per un giocatore, per un giocatore professionista, dove ci sono quelle cose strane, quelle piccole alchimie, quei profumi. Di solito nello spogliatoio è l'odore dell'olio canforato che ti porti dietro. Io mi porterò dietro sicuramente il profumo che ho respirato in modo particolare in questi studi, in questo studio, con queste persone. Sono stati complessivamente 45 anni di lavoro dove ho cercato di essere sempre e comunque presente a me stesso, nel massimo rispetto delle idee vostre che state guardando, che siete stati i miei comunque primi clienti, perché io lavoravo esclusivamente per voi, cercando di portare in casa quello che avete dimostrato di gradire in così tanti tempo, ma soprattutto sono riuscito a trovare nella strada di questi 45 anni di lavoro tante belle persone. Ho trovato anche alcuni brutti personaggi in passato, soprattutto nelle televisioni del Nord, ma quest'anno, questi anni, questi ultimi 2 anni soprattutto, sono stati 2 anni fantasmagorici, 2 anni vissuti con la consapevolezza di avere a che fare con una realtà esageratamente bella, perché i 3 ragazzi della regia, Massimo Papi, Massimo Brigato e Giovanni Testa, i 2 ragazzi dello studio, Leo e Federico, sono stati veramente delle persone inarrivabili, per gentilezza, disponibilità, professionalità, bravura, educazione, tutte cose che è difficile trovare nel mondo del lavoro. E non a caso questi ultimi minuti li sto spendendo con 5 uomini che hanno condiviso molto più di questi ultimi anni di avventura toscana televisiva. Sono 5 persone che mi hanno sempre supportato e sopportato, che mi hanno sempre spalleggiato e che non si sono mai allontanate da quella che era la strada che io avevo indicato loro da percorrere. Grazie Enrico Roscitano per tutto quello che mi hai dato. Ciao. Ma, sì. Ciao. 10 secondi io lo voglio dire, però 10, Giorgio, io penso che noi ti abbiamo dato tantissimo, ma abbiamo ricevuto molto, molto, molto di più. Sei stato un maestro per tutti noi e io dico che ho avuto dei maestri veramente validi, ma con te ho passato, credo, 9 o 10 anni di intensa, mi sono sentito sempre più giovane rispetto all'età che avanzava. Io ti ringrazio, rimarremo per sempre amici, assolutamente, e sempre in contatto con te e con tutti gli Angelino, amici. Angelino, ciao, grazie. No, io Giorgio solo pochissimi secondi, perché Bravo. Già la cosa mi tocca perché sono 18 anni, sono 700 domeniche passate insieme con un amico fraterno, che abbiamo condiviso veramente tutto, con poche persone ho condiviso. Anche la pandemia. Sì, anche la pandemia, con poche persone ho condiviso tutto, nel senso idee, modo di vedere, di calcio, sintonia. Già, a me che è stato, mi dà dolore, ma anche un po' di emozione, scusatemi, perché sono 18 anni, non sarà più uguale per niente, perché 18 anni con una persona, lavorare in sintonia, con occhiata e capirsi, poi sapete 18 anni sono tanti, a volte può capitare anche, no? Non è mai capitato uno scherzo con mio amico Giorgio, fraterno, perciò dico a Giorgio, goditi la pensione, giusto così, però non sarà più come prima. Grazie Gabriele Caldieron, addirittura. No, non so che dire. Ciao, ciao. Io credo ciao. Che tutti... Tutti quelli che diciamo girano tra radio e televisione ti devono qualcosa, no. E io personalmente, quando ho cominciato a fare questo mestiere, io dicevo non vado in televisione, io vado nel salotto di Giorgio. Basta così. Ciao Mauri, grazie. Maurizio, grazie. Grazie a te. Bene così. Sarò velocissimo e niente, io
Ti ringrazio per questi ultimi 5 anni fantastici e ho avuto l'onore di stare veramente con un grande uomo, prima un grande professionista. Ciao Pino! Anch'io devo ringraziarti molto, Giorgio, perché mi hai portato te in questo mondo televisivo. Te ne sono grato, sei una persona fantastica. Basta così. Ti ringrazio per aver... Basta, ragazzi. Per aver citato tanto. Basta, 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 sennò poi la curva glicemica... Eccola lì! Signori miei! Via Vincenzo Italiano e tutto quello che c'è del dopo Verona-Fiorentina. Buone feste, state sereni e non mollate questa televisione, perché qui c'è l'animo vero di chi sa fare bene il suo lavoro per voi. Ciao! Verona che nel primo tempo...